una mostra, un libro e un emozionato omaggio del territorio pesarese ad un fotografo di altissimo livello artistico e ad un uomo per bene. A 14 mesi dalla scomparsa di Giovanni Gennari, The Bead Art Space e la Fondazione Leopoldo Uccellini, Cavaliere di Gran Croce, ospitano Essenza, titolo di una mostra ma anche di un volume che saranno presentati sabato 22 maggio nello spazio espositivo pesarese di Viale Napoli. La mostra, curata da Lorenzo Uccellini, Florindo Rilli e Andrei Martinov, è stata annunciata oggi nella Sala Rossa del Comune di Pesaro. Una sorta di piccola antologica, perché, come ho detto da qualche parte, per racchiudere l'excursus artistico di Giovanni ci vorrebbe un museo intero. Io credo di avere fatto un buon lavoro a selezionare quello che rappresenta il percorso fotografico, artistico, umano e poetico di questo grande uomo, che mi ha aiutato tantissimo nello sviluppare quella che è l'attività che svolgo all'interno del Bead Art Space, e lo ha fatto sia con dei suggerimenti, e lo ha fatto anche con le braccia fisicamente, aiutandomi a portare scatoloni, eccetera. E eravamo sempre insieme, e veniva a trovarmi in galleria e con lui è nato un rapporto fraterno. È il start-up di una serie di eventi che si svilupperà anche in altri comuni della provincia di Pesaro, come ad esempio il comune di Cagli, che ha patrocinato l'evento, anche a Empoli, nella galleria di un mio caro amico, professor Mauro Manetti, che è grande stimatore di Giovanni, anche a Siena ed altre gallerie che in questo momento sto contattando. Quindi è una mostra da non perdere ed è soprattutto una pubblicazione, quella che grazie alla Fondazione Dottor Leopoldo Uccellini, che io presiedo, sono riuscito a realizzare, una pubblicazione di prestigio che Giovanni merita assolutamente e che da sabato sarà pubblicata e quindi disponibile anche sui bookseller online. Essenza si terrà a Pesaro fino al 12 giugno, solcando il segno della ripartenza per le esposizioni curate dallo stesso Bead Art Space. Palpabile la commozione della famiglia Gennari presente nel comune di Pesaro. Ci siamo ritrovati a marzo travolti da questa scomparsa, e una scomparsa, fino a quel momento scorreva tutto liscio, tutto a posto. Poi mio babbo nel giro di qualche giorno è venuto a mancare e ci siamo ritrovati di fronte ad uno smarrimento personale, che era quello comunque sia della mancanza di un padre e di un marito, per quanto riguarda mia mamma, di un padre modello, dell'uomo del consiglio giusto, del parere giusto. E ci siamo poi trovati anche di fronte ad uno smarrimento artistico, perché comunque ci siamo ritrovati in questo studio dove mio padre trascorreva ore e ore delle sue giornate, con delle opere che eravamo attorniati da opere che reclamavano, tra virgolette, il suo autore, il suo padrone, reclamavano il ritorno del suo padrone. E quindi a quel punto lì è stata fondamentale la conoscenza, più che una conoscenza, io fino a quel momento a Lorenzo lo conoscevo indirettamente, ma a quel punto lì è stata fondamentale entrare in contatto con Lorenzo, perché ha saputo fondamentalmente recuperare quest'opera e portarle allo splendore in questo volume, ma anche nella mostra che si terrà poi prossimamente. Ecco. Il mio babbo, io posso soltanto dire che oltre ad un grande artista si è rivelato poi anche una grande persona e anche un uomo per bene, un uomo educato e un uomo poi che la gente, come in questo caso Lorenzo Florindo, ha saputo valorizzare. Ecco, basta.